chiedeva di grazie, siamo tornati con un nuovo video qui sul nostro canale e oggi vi portiamo di nuovo la Whisper Challenge, ma questa volta in compagnia del Gasolino. Bella ragazzi! E prima di cominciare volevo ringraziare i ragazzi della Caseco per averci dato queste cuffie, perché hanno visto il nostro video con Klaus e hanno detto: volete fare un altro con le nostre cuffie? Ve le mandiamo. E ce l'hanno mandate, sì. Queste qua sono le cuffie Tanzip. Se volete vedere in descrizione c'è un link che vi riporta appunto a vedere come sono, come tutte le specifiche tecniche. Andiamo tipo ad aprirle e le useremo per fare questo video oggi. L'unboxing, il primo sul canale. Andiamo ad aprirle, non è buono ad aprirle, però vabbè. Va bene, tipo comincerò io, quindi intanto mi metto in questa posizione. Esatto. E tanto il coso. Tieni. Sono bene, te donano. Me donano. Mi strozzo. Sì, esatto. E passa il volume tipo da qua, no? Ah, che figo, c'è pure l'auricolare del coso. Per telefono. Non sento un cazzo. Senti bene, sei un testa di cazzo, quindi lo senti bene. Sì. Quindi va benissimo. Vabbè, allora, possiamo iniziare a dire cose random, tipo che è frogio, che è un coglione. Sì, ma parla con me però. Sì, parlo con te. Ti piace la canzone? Mi piace la canzone, sì. Sai come si chiama? Ta 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 ta! Rusanu! Sai come si chiama la canzone? Abu! Abubucina, Bubuferdi, yo-yo! Yo-yo! Sai come si chiama la canzone? Yo-yo! Sai di chi è la canzone? Come la canzone so di chi è? Sai di tua madre, di chi è? Quanto sei simpi! So Agabor! Vabbè dai, dimmi il titolo! L'ora! Sono 4 e un quarto! Il titolo! Peccato che c'è un ancora orologio! Vabbè, il titolo della canzone! Com'è? No, però, cioè, porco cane, si sentono veramente bene, porco vai, due. Vai. Il titolo della canzone com'è? Il titolo della tutto canzone. Tutto a posto, sì. Tutto a posto. Il titolo della canzone. Tutto va bene. Com'è? Il titolo della canzone. Assa la vittoria. No, capito, per destra il titolo sta scritto sotto a destra, come sulla sinistra. Sposto dopo la macchina, romper cazzo. Il titolo della canzone sta scritto sotto a destra. Fatti tu, mi spieghi una cosa, ma perché ti stai mettendo le mani sulle orecchie? Perché sta parlando la tipa che dice Homer Super Forest. Cosa ne ha le mani sulle orecchie? Let's go check some shocks. Le mani sulle orecchie cosa c'entrano? Le cose? Le mani sulle orecchie, perché le mandorle. Le mandorle sulle orecchie, perché deve le mani sulle orecchie. Le mani sulle orecchie, perché te le sei messe? Le mani su le orecchie. Sulle orecchie. Perché te le sei messe? Perché c'era quella che parlava e diceva wow, Monday, shocking Monday. Cazzo c'entra? Perché volevo sentire meglio. Come il lupo. Fammi a cambio. Chi va? Vai. Mi senti? Sì, ti sento. Sei stronzo. Che cazzo dici? Sei stronzo? No, siete stronzo. Oh, vabbè, però non è possibile. Tocca via, una canzone, hai capito? No, sei un coglione. Ah sì, ti sento bene. Quindi sei un coglione. Quindi sei un coglione. Ancora questo coglione. Zio porco ha una penna, di chi è la penna? Per che cosa? Dio porco. Sono un coglione. Oddio. Che cazzo? Lui fa, se lo porco una penna, di chi è la penna? Tu perché sento? Lui fa, di allora, quello che ti stavo chiedendo dall'inizio, quando è che tornerai a fare i video? Qual è lo scavio? Sì. De che? De Napoli. De Napoli? Maradona. Va bene. Vabbè, il posto per te. Oscar, è tutta bamba. Mi madre? Mamma? È bamba quindi. È bamba, cioè se fate bamba tua madre. Se la scopamo mi madre. No, non si fa de bamba. Non si fa di bamba. No, de bamba se fa. Non si fa de bamba. Ok, vabbè, posso dare una pizza? Tu sei? Christian. Ok. Quindi posso dare. Quindi posso dare. No, quindi posso dare una pizza. Usciamo a mangiarci una pizza? Paghi te, paga. Però posso sì, usciamo, sì. Allora, ti leggo quello che c'è scritto qui. Dopo che ti leggo una frase che c'è scritta qui, ti devi rispondere sì o no. Allora, la mela è rossa. La mela è rossa. Vero o falso? Sì, può essere rossa, però può essere pure verde. Vabbè, quindi? Vero. Vero. Ok.
Xenic è veramente un coglione, ma proprio dei livelli atomici. Vero o falso? Non ho capito. È troppo lunga. Io te lo venderei per il vero. Però vedi, Xenic è un coglione di livelli atomici, vero o falso? Non ho capito. Perché sta a parlare sotto lui. In pratica te sei un grandissimo coglione, testa di cazzo. Vero o falso? Falso. Non lo so. Falso, famo falso. Vabbè, famo falso, io non ho capito, quindi. Fida di me. Me devo fidare di te. Lasciamo perdere. Falso, falso. Vabbè, falso, ok. La banana è un frutto molto lungo e giallo. Non ho capito. Io direi vero. Non ho capito. La banana è un frutto molto lungo e giallo. Io direi vero. Tu diresti? Non ho capito. La banana è un frutto molto lungo e giallo. Vero o falso? Vero. Vero. Bravo, sta andando bene. A parte una, sta andando benissimo. Alla gente piace portonarsi nella tua merda. Vero o falso? Non ho capito. Alla gente piace rotolarsi nella tua merda, vero o falso? Spero di no, cioè, spero falso. Alla gente piace rotolarsi sulle merde. Non è proprio così, eh. Vabbè, comunque, gente è merda, spero sia falso. Cioè, per me è falso. Sei sicuro, eh? Non so un coglione, però sono sicuro. Sei intelligente. Sono intelligente, sì. Vero o falso? Che io sono intelligente è vero. La merda. Non sono una merda. Della merda della gente. La merda della gente. Della merda dell'intelligente. Fa schifo la merda della gente. Sei intelligente invece? Io sono intelligente. Ma la merda? La merda non può essere intelligente. Della gente. Tu ci della senti? Gente soprattutto. E dell'intelligente invece? Io sono intelligente. Tu ci senti? Tu sei Rob. Pino! Facciamo l'altro? Con Matteo Scegare Stupido. Guarda che non c'è la canzone. Che genio. Ragazzi. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, passate in descrizione, lasciate tanti like, dove ci saranno i link ai vari social nostri e anche Facebook, Instagram e tutti i cazzi vari. E quindi noi ci becchiamo al prossimo video. Dai, grazie, è tutto. Bella ragazzi.